Ciao amici e benvenuti nel secondo episodio della serie Il Corgi su Cibus Dog, dove vedremo la bellezza di questa razza e soprattutto vedremo la sua crescita. Settimana dopo settimana, ogni venerdì uscirà un video dedicato ad Aziz, in cui vedremo come cresce, come cambierà l'alimentazione, come inizierà a relazionarsi con il parco, con i giochi, con l'ambiente esterno, con tutto il mondo che ancora non conosce. E iniziamo vedendo quello che dobbiamo avere in casa quando siamo pronti ad ospitare un nuovo amico. Il migliore accessorio che possiamo avere innanzitutto in casa quando stiamo aspettando un nuovo cucciolo è una gabbietta di questo tipo. Le dimensioni chiaramente variano a seconda della taglia del cane che andrà a ospitare. In descrizione vi lascio tutti i link se volete acquistarla. E la sua funzione è principalmente iniziare a dare un'idea al cucciolo di spazio dove può rimanere da solo in tranquillità all'interno della casa. Per abituare innanzitutto il cagnolino a prendere confidenza con un nuovo ambiente, possiamo con del cibo attirare la sua attenzione all'interno e lasciarlo un secondo che inizia a relazionarsi con lo spazio a ricercare il cibo e che possa vedere la gabbietta come uno spazio personale dove ci sono delle coperte vecchie e degli asciugamani, chiaramente del proprietario, perché è molto importante che il cucciolo associ l'odore del proprietario. E per iniziare a creare un legame molto forte che il cucciolo sentirà poi per tutta la sua vita. Quando far stare il cucciolo nella gabbietta? Innanzitutto la gabbietta la possiamo lasciare aperta. All'interno è importante, come dicevo, che ci siano degli indumenti che abbiano l'odore del proprietario, una ciotola con dell'acqua sempre ben fresca e limpida e eventualmente qualche piccolo giochetto che possa distrarre la sua attenzione o combattere la noia quando si trova nella sua cuccetta. Questo tipo di gabbietta non deve essere mai però un'imposizione, il cucciolo non deve essere mai messo all'interno della gabbietta e chiuso come metodo punitivo, deve essere libero di poter entrare e uscire dalla gabbietta. Finché non inizia a vedere nella gabbietta uno spazio dove è al sicuro, dove c'è l'odore della famiglia, i suoi giochetti, l'acqua e può passare del tempo senza assolutamente nessuno stimolo stressante. Altre cose che possiamo far trovare al cucciolo quando arriva in casa sono dei giochetti. Giochetti di vario genere. Ci sono dei giochetti con dei fili che lui può inseguire, rincorrere, mordere. Poi, a seconda dei gusti del cane, uno sceglie il miglior giochetto. Questo evidentemente non è il suo preferito. E poi abbiamo il Kong. Il Kong è uno dei migliori giochini per cani che voi possiate comprare, in quanto, come puoi vedere, è aperto, consentendo di inserire all'interno delle crocchettine e far sentire l'odore al cucciolo, il materiale è molto resistente, non c'è nessun pericolo di alcun genere con il Kong e lui gioca in questo modo finché non escono le crocchette e a quel punto è un passatempo molto interessante, soprattutto perché impegna il cucciolo sia fisicamente, olfattivamente e mentalmente. Un altro giochino che possiamo avere in casa è la pallina, per far fare movimento al nostro cucciolo e comunque impegnarlo e divertirlo con una classica pallina che tutti conosciamo. Ci sono vari tipi di palline, ci sono delle palline più rigide, delle palline che possono essere addentate dal cucciolo e questo aiuta soprattutto quando sono così piccoli a far lavorare un po' le gengive e i denti perché hanno chiaramente fastidio che stanno cambiando e mettendo la prima dentatura e in questo modo loro possono alleviare questo fastidio che hanno sulle gengive. Altro accessorio importantissimo è una spazzolina perché il cucciolo, come ogni cane, ha bisogno di una pulizia, magari settimanale a seconda se ha il pelo lungo o corto, ma il corgi ha bisogno di una spazzolata almeno una volta a settimana per consentire al suo pelo di rimanere sempre lucido, liscio e non creare increspature. Anche di questo prodotto, link in descrizione. Non per ultimo potremmo dargli dei peluche, dei giocattolini vecchi, che comunque lui può essere interessato o meno. Corde, giochini di corda e
anche questo simpatico oggetto che si apre nella parte superiore, possiamo inserire delle crocchette all'interno, richiudere, e qui da questo forellino possiamo decidere l'apertura o meno della fessurina di plastica per aumentare o diminuire la difficoltà che il nostro cucciolo avrà nell'ottenere il premietto. Adesso vediamo l'aspetto dell'alimentazione del cucciolo. È importante che fino ai 60 giorni sia con la madre e i fratelli e che dopo il 60° giorno può, arrivato nella nuova casa, iniziare ad avere un'alimentazione fatta da crocchette industriali. Qui abbiamo delle Monge Natural Super Premium per cuccioli di tutte le taglie con agnello e riso. L'agnello è un'ottima fonte proteica di alimentazione, molto digeribile e preferibile al pollo, soprattutto nei cuccioli che hanno un apparato digerente non ancora molto sviluppato e per cui hanno bisogno di proteine e mangimi di facile digestione. Sul sito di Cibus Dog potete acquistare queste crocchette, leggerne gli ingredienti, la qualità, i valori nutrizionali. Crocchette? Fermo, seduto. Guardami. Bravo. Guardami. Vai, vai. Questo è il modo corretto di dare da mangiare al nostro cucciolo, nel suo spazio, facendolo aspettare un secondo e poi dandogli il comando di andare a mangiare. Importante nei cuccioli, per il discorso sempre dello sviluppo dello stomaco e dell'intestino, che le crocchette vengano somministrate dai 3 ai 5 pasti al giorno, a seconda delle necessità, e inumidirle, inumidirle perché diventano di più facile digestione. Ottimo. Amici, grazie di aver guardato questo video. Io vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like, iscrivervi al canale, fatemi sapere se anche voi avete un corgi o avete comunque un cucciolo. Noi ci vediamo venerdì prossimo per il prossimo video. Ciao!